i pesci. Con il termine pesci si indica un gruppo di organismi vertebrati acquatici. Con oltre 32.000 specie, coprono quasi la metà del totale delle specie di vertebrati conosciuti. I pesci sono strettamente legati all'acqua e possiedono vari tipi di pinne e un aspetto spesso idrodinamico per potersi muovere meglio in questo ambiente. Respirano grazie ad organi specializzati chiamati branchie. I pesci possono essere sia ovipari che ovovivipari. I pesci viventi si possono dividere in tre gruppi: gli agnati, i pesci ossei e i pesci cartilaginei. Negli agnati vengono raggruppati i pesci caratterizzati dall'assenza di mandibola e mascella. Le lamprede e le mixine sono i principali rappresentanti di questo gruppo. I pesci cartilaginei, chiamati anche condritti, hanno la peculiarità di possedere uno scheletro interno cartilagineo. Si distinguono anche per altre caratteristiche fisiche, in particolare la bocca posta di solito in posizione ventrale, cioè sotto il muso e non in punta. A questo gruppo appartengono gli squali, le razze e le chimere. Le chimere sono pesci poco conosciuti che vivono nelle profondità del mare. I pesci ossei possiedono uno scheletro osseo interno. Inoltre hanno un organo, assente nei pesci cartilaginei, chiamato vescica natatoria, che li aiuta nel galleggiamento. Si possono dividere in due grandi gruppi, attinopterigi e sarcopterigi. Il gruppo degli attinopterigi comprende la maggior parte dei pesci ossei viventi. La loro principale caratteristica è possedere pinne sostenute da raggi. I rappresentanti attualmente viventi dei sarcopterigi sono invece i dipnoi e i celacanti. I dipnoi sono pesci con una caratteristica peculiare. Possiedono, oltre alle branchie, un primitivo polmone che consente loro di incamerare ossigeno direttamente dall'aria. I celacanti sono invece tra i più antichi vertebrati conosciuti e si pensava si fossero estinti alla fine del Cretaceo. Si è scoperto che molto probabilmente è dai sarcopterigi che si sono evoluti i vertebrati terrestri.